con l'ala di USA, BMW Oracle USA 17, lo sfidante è la 33esima Coppa America, l'ala è alta 68 metri, con 9 elementi, 9 flaps, in tessuto aerodinamico, le due parti nere sono invece in carbonio e sono quelle strutturali. Il tutto pesa come un albero convenzionale, compreso le vele. Ecco, adesso siamo in Molina, pure dritta sempre, il vento è cresciuto fino a 9, anche 10 nodi, stiamo prendendo una velocità, con un angolo di circa 45 gradi rispetto al tempo reale, che è l'80. L'albero viene regolato anche in senso longitudinale, la teoria di tenerlo sempre verticale rispetto all'acqua, anche il cuore idraulico. USA ha appena virato. Vedete ora il muro a sinistra, impressionante la rapidità della virata con l'ala rigida, la barca accelera subito, immediatamente, eccola qua che ci passa davanti, il muro a sinistra c'è inserito dal timone, la barca accelera, siamo già a velocità sui 20 nodi, vedete il daggerboard sopravvento. Spettacolare, veramente spettacolare. USA procede ora pure a sinistra verso la città di Valencia.